Bagaggini. Allora, UTPM ha organizzato questa 2 giorni, prima edizione dell'Ultra Trail Parco della Maremma, tanti enti coinvolti, tanta partecipazione, tanta soddisfazione. Possiamo già fare un bilancio di questa prima edizione? Sì, bilancio sicuramente positivo, siamo stati anche fortunati per il tempo, infatti ieri mattina dove è partita la 62 e quella nostra gara del Fiore all'Occhiello, abbiamo avuto soltanto alla fine 2 orette di pioggia, comunque si è conclusa in maniera molto positiva per tutti gli atleti, sono stati molto contenti sia per il corso e per quanto riguarda l'organizzazione anche sul percorso stesso e quello che comporta anche sia la partenza e il ristoro successivo. Oggi abbiamo la gara più corta, non meno importante perché infatti come numeri è quella che ha avuto più successo, sono partiti circa 130 persone con altre 60 dietro per quanto riguarda la passeggiata e faranno 23 km, si passa interamente tutto dentro il parco, passando da paesaggi stupendi con viste sul mare, con le torri di Colelungo, Castelmarino, paesaggi sulla pineta granducale, quindi una cosa che da noi, essendo la prima edizione, è stata qualcosa di nuovo, soprattutto anche forse anche per i grossetani che non hanno mai visto il parco in questo modo, perché si tratta di passare su percorsi non mai utilizzati fino ad oggi. Dicevo, tanti anche coinvolti dai comuni, l'ente parco, anche enti e associazioni sportive come la WISP che oggi vi avvalete, ma anche ieri i giudici sono qui al traguardo, oltre di tanti volontari. Certo, la WISP è quella che ci ha dato una mano, soprattutto per quanto riguarda la parte dei giudici, poi ci ha dato una mano anche sulle attività collaterali con i bambini che ieri abbiamo avuto, e quindi abbiamo fatto della parte di giochi e quindi loro hanno contribuito sia anche con la manovalanza e tutto, quindi siamo molto contenti di queste collaborazioni dell'amministrazione e che anche loro stessi appunto ci hanno dato un contributo notevole per la nostra realtà e per quello che poi andiamo a fare. Appuntamento quindi alla seconda edizione? Appuntamento alla seconda edizione per il prossimo anno, sempre la prima domenica di ottobre, vedremo che poi che cosa succede.